Oggi voglio partire da una storia che appartiene al mio passato, ma che si è trasformata nel corso della mia vita in una vera e propria lezione di vita. Quando eravamo piccolini, io e i miei fratelli, quando mamma e papà uscivano, ci lasciavano da soli con la nostra babysitter ed era l'occasione perfetta per me e mio fratello di trasformare il salone in un vero e proprio stadio stile finale di Coppa del Mondo. Era arrivato il momento di giocare alla PlayStation. La nostra sfida principale era Irlanda-Belgio. Sostanzialmente facevamo due scelte strategiche diverse. Da una parte mio fratello sceglieva il Belgio con giocatori singoli molto forti, mentre dall'altra parte io con l'Irlanda preferivo la forza del collettivo, convinto che la forza di squadra potesse sconfiggere qualsiasi nemico, un po' stile Davide e Golia per capirci. Ma non è questo il punto. Quando giocavamo, mio fratello riusciva a vincere praticamente tutte le sere. Era per me diventato un calvario, ma succedeva che delle rare volte anch'io riuscissi a vincere, e quando lo facevo in modo schiacciante, annichilendo l'avversario dopo pochissimi minuti. E a questo punto, senza che io me ne accorgessi, stavo imparando un'enorme lezione di vita. Il punto è che per vincere non potevo fare affidamento solo sulla mia squadra, dovevo essere io a mettere qualcosa in più durante la partita. Dovevo crederci, credere di possedere quelle abilità che mi avrebbero permesso di arrivare alla vittoria. Quando scendevo in campo convinto delle mie possibilità e delle mie capacità, i miei giocatori si trasformavano in una sorta di dei del calcio e mio fratello non poteva farci più nulla. Passaggio dopo passaggio mi costruivo la vittoria. PlayStation a parte, quello che ci insegna la psicologia è che quando ci troviamo davanti a un compito o a una performance, di qualsiasi natura essa sia, ciò che fa veramente la differenza è il nostro senso di autoefficacia. Autoefficacia, autoefficacia, autoefficacia. No, non mi dice niente. Il concetto di autoefficacia viene spesso confuso con il concetto di autostima. La differenza sta nel fatto che il senso di efficacia è quell'insieme di credenze, di convinzioni che la persona ha di se stesso, ma sulle sue specifiche capacità di indirizzare i fatti esterni verso una direzione che desidera, verso i suoi obiettivi. L'errore più frequente che si commette è di pensare che l'esito della nostra prestazione sarà determinata solo ed esclusivamente dalla nostra esperienza passata. Ed è per questo che ci alleniamo o ci prepariamo intensamente, in modo tale che la nostra prestazione sia sempre migliore. Ciò che ho scoperto è che la reale differenza la fa la percezione che noi abbiamo di noi stessi, delle nostre capacità. Non voglio assolutamente dire che non vale la pena prepararsi e allenarsi per una determinata prestazione. Quello che voglio dire è che se scenderai in campo convinto di non potercela fare, non ce la farai. O meglio, non riuscirai mai a raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato. Arrivati a questo punto, il consiglio che mi sento di darti è di cominciare ogni giorno a credere un pochettino di più in te stesso. Lo so che sembra un po' una frase fatta, ma se comincerai ogni giorno a costruire prima di tutto dentro di te e nella tua mente la tua vittoria, allora le tue competenze e le tue abilità si allineeranno con te, diventeranno tue alleate, ti permetteranno di superare, di sconfiggere qualsiasi nemico, qualsiasi paura e raggiungere qualsiasi obiettivo. Ricordati sempre che nessun avversario è invincibile, neanche la tua paura più grande. Ti ringrazio di essere arrivato fino a questo punto del video, spero che ti sia piaciuto e che soprattutto possa tornarti utile nelle difficoltà che incontri quotidianamente. Adesso io scappo di corsa a ringraziare mio fratello per la lezione di vita che mi ha fatto involontariamente nella nostra infanzia, e a te ti invito a seguire il mio video canale su YouTube, e per restare sempre aggiornati visita la mia pagina Facebook Matteo Neroni-psicologo. Un saluto a tutti, ci vediamo sul web. Ciao!